Buongiorno a tutti, questo oggi qui con Andrea Cismondi, vincitore della Medio Fondo qui a Cuneo da Fausto Coppi. Ti chiedo, un cuneese che vince a Cuneo, un'emozione sicuramente incredibile. Sì, assolutamente, la prima volta che vinco la Fausto Coppi e come dicevo prima è la gara di casa, quindi è ancora più bello vincere qua dove conosci tutte le strade, quasi buca per buca, quindi è bellissimo. Esatto, questo assolutamente sì, ne parlavamo anche prima, una gara anche tra amici, so che hai compagni qui nella Fausto Coppi, un'emozione anche diversa forse accompagnarti in questo percorso qui alla Fausto. Sì, assolutamente, correre in mezzo a tanti amici è ancora più bello perché diciamo che un po' ci conosciamo a vicenda, quindi una sfida ancora più bella fra amici, come sempre. Ti chiedo ancora questo, emozioni su questa gara, che gara è stata molto lunga, impegnativa. Ti chiedo com'è andata, soprattutto nel percorso, se hai trovato qualche difficoltà particolare in qualche momento magari della gara, qualche strada particolare. Sì, molto impegnativa, per fortuna noi del corto non ci siamo beccati troppo caldo, quelli del lungo invece si beccano le temperature più alte, però la parte più difficile è stata su Madonna del Colletto, la seconda salita, perché lì la stanchezza era veramente tanta e il terzo classificato ci ha dato del filo da torcere veramente tanto in quel punto, però alla fine l'abbiamo recuperato in pianura, quindi è andata bene. Ultimissima cosa, poi ti lasciamo tranquillo, hai una dedica particolare per questa vittoria? Sì, volevo dedicarla al mio vecchio direttore sportivo che purtroppo è mancato qualche tempo fa, è Domenico Cavallo, perché lui mi ha insegnato tantissimo e quindi la ringrazio così.